Buongiorno ragazzi, oggi vi presento la nuova esca di Casa Valcane, il Kuga VV. È un'esca che ha una paletta, come potete vedere, poco inclinata, quindi vuol dire che non scende in profondità, ma lavora sui primi 30-40 cm d'acqua al massimo. È un 40 mm, quindi un 4 cm lungo per 2,9 g di peso, quindi ha un'ottima lanciabilità. Lo scopo di questa esca qual è? È quello ovviamente di andare a infastidire con delle vibrazioni abbastanza importanti il pesce che magari già è stressato, un pesce ovviamente da struttura dedicata, come in questo caso che siamo alla Sciola di Gaggio Latino, dove è un lago dove si pesca principalmente a mosca e a skinning in anfibia, quindi una struttura principalmente in anfibia. Quindi in questo caso il pesce, dopo che è stato naturalmente piccato da diversi mesi, fa delle continue bollate in superficie e staziona proprio sotto al pelo dell'acqua. Piove, purtroppo sta piovendo, quindi in questo caso ovviamente c'è poca pressione di pesca, quindi il pesce si trova alto. Quindi lo vado a insidiare con un artificiale del genere perché vado ad aumentare le vibrazioni ovviamente per cercare di infastidire il pesce. Il pesce fa delle mangiate corte, molto molto corte. Quindi lo vado a muovere con una Dyslave, l'ultima canna nata di Casa Valcane, la Dyslave 61UL Black Spine, una canna che ha una vetta molto rapida, molto disponibile nella secondaria della mangiata, quindi una canna proprio da utilizzare quando il pesce si fa fatica ad allamarlo, quando ci fa delle mangiate corte. Va benissimo a microspoon, ma in questo caso va benissimo anche per muovere delle bait di questo genere. Le vado a muovere con un Torai Polyester 04 1,6 litri perché è un filo che soprattutto in una pesca di superficie come andrò a fare mi dà il giusto contatto. Vi faccio vedere di nuovo dell'artificiale. Vedete che mettendo la punta proprio vicino all'acqua l'artificiale genera un movimento del genere. Lo facciamo risalire, quindi vedete che proprio ha un movimento orizzontale molto molto amplificato. Ok, ora lo andremo a provare.